Nelle prime ore della mattina, nei comuni di Battipaglia, Eboli, Montecorvino Pugliano, Levano sul Tuscano, San Marzano sul Sarno, Ponte Cagnano Faiano, Nocera Inferiore, Pagani, Altavilla Silentina e Angri, oltre che a Policoro in provincia di Matera e a Monsumanno Terme in provincia di Pistoia, i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, con il supporto del 7° Nucleo Elicotteri di Ponte Cagnano, del Nucleo Carabinieri Ispettorato di Lavoro di Salerno e del personale dei Comandi Provinciali Carabinieri di Matera e Pistoia, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa su richiesta della Procura della Repubblica dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 35 indagati, 27 arresti domiciliari e 8 obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati contestati sono gravissimi e vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoratori con o senza permesso di soggiorno, riduzione in schiavitù fino alla tratta di persone. Dei 35 indagati destinatari delle misure cautelari, 8 non sono stati rintracciati e nei loro confronti continuano le ricerche. Le indagini sono state avviate nell'agosto del 2015 dal nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, inizialmente finalizzate ad indagare sul fenomeno del caporalato nella provincia salernitana e in particolare nella Piana del Sele. L'attività condotta sia con metodi tradizionali che con intercettazioni ha permesso di scoprire le dinamiche di un fenomeno ben più complesso, in cui lo sfruttamento dei migranti nei lavori agricoli, sia clandestini che regolarmente presenti sul territorio nazionale, costituisce solo l'ultimo anello di una catena di reati di grave allarme sociale. Sono stati infatti ricostruiti gli assetti di un sodalizio criminale con base operativa nella provincia salernitana, con ramificazioni in altre province del territorio dello Stato, nonché in altri paesi europei, in particolare Francia, Belgio e in Marocco. Partecipi all'associazione sono risultati sia cittadini italiani che stranieri. Fra gli italiani, numerosissimi sono gli imprenditori agricoli, nonché alcuni professionisti, in particolare un consulente del lavoro. I migranti, per riuscire ad ottenere il permesso di soggiorno, versavano all'organizzazione somme che variavano dai 5.000 ai 12.000 euro. Tra i complici dell'organizzazione criminale per l'ottenimento dei permessi di soggiorno, imprenditori agricoli ed un commercialista ebolitano. Gli imprenditori agricoli locali aderivano all'organizzazione per mero profitto, spiegano i carabinieri in una nota stampa, garantendosi manodopera sottopagata per il lavoro nei campi. I poveri migranti, oltre a subire trattamenti lavorativi massacranti e oltre alla mancata retribuzione, erano sottoposti a violenze e minacce. Il volume dei profitti stimato dagli inquirenti supera i 6 milioni di euro per i soli permessi di soggiorno, garantiti a partire dal 2012, a cui si devono aggiungere i proventi legati all'attività di caporalato.